Amici di Super Tennis, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con Colpo da Campione, la rubrica di Super Tennis che esamina i raggi X, la tecnica, la tattica e la strategia dei migliori giocatori, delle migliori giocatrici del mondo del tennis. La puntata odierna è dedicata a una tennista italiana. E che tennista? Stiamo parlando di Camila Giorgi, che tante soddisfazioni è riuscita a dare al nostro movimento. Una Camila Giorgi che è entrata ormai nell'età matura del tennis e che anche a grandi livelli ha avuto modo di farci vedere nel corso della sua carriera importanti exploit anche in tornei che contano. E parleremo di Camila Giorgi insieme con Gerardo Brescia, tecnico federale nonché docente dell'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi. Benvenuto. Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti. E naturalmente non poteva mancare Simone Bertino con la sua lavagna. Un caro saluto a tutti quanti. Allora, Camila Giorgi, quindi si parla di tennis italiano, caro Gerardo, noi parleremo di Camila Giorgi, ma nello specifico parleremo del dritto di Camila Giorgi. Ma intanto è un piacere parlare di Camila Giorgi, sia perché, come hai detto tu, è la numero uno del tennis italiano in questo momento ed è anche una giocatrice che esprime un tennis molto offensivo, molto propositivo, anche molto rischioso. E questo ritengo possa essere anche un bel esempio per le nuove generazioni. Sai, spesso, soprattutto le nuove leve, nei momenti importanti delle partite tendono ad avere un gioco un po' conservativo, è il peso che le competizioni hanno sui giovani ragazzi. Quindi ritengo che parlare del tennis di Camila Giorgi sia un aiuto anche per capire in che direzione sta andando il tennis, un tennis di iniziativa, un tennis nel quale è meglio sbagliare un colpo in più da giovani che se si trasformerà poi in un winner da grandi. Abbiamo parlato tante volte del modo di giocare di Camila Giorgi, della potenza dei suoi colpi. Come dicevo, in questa puntata noi ci focalizzeremo la nostra attenzione soprattutto su uno dei colpi a rimbalzo, che nell'economia del gioco di Camila Giorgi è molto importante, caro Simone. In questo caso stiamo parlando del dritto, che è un colpo che, soprattutto nelle giornate di grazia della Giorgi, è un colpo a dir poco devastante. Esatto, perché Camila riesce con il diritto, già anche con la risposta di diritto, a essere molto molto incisiva. Vediamo nel primo punto che ho preso in analisi, in questo caso nel torneo di Montreal, che già dalla risposta con il diritto si gira e con questo colpo ed è devastante perché cerca una velocità di palla incredibile per riuscire a chiudere il punto con questo colpo. Nel secondo caso, sempre nello stesso torneo, andiamo a vedere invece una situazione durante lo scambio dove rimane molto vicina alla riga di fondo e quando riceve la palla nella zona centrale, più o meno tra la metà campo e la tre quarti, sul diritto, lei è davvero devastante perché riesce a cambiare velocità e riesce anche a cambiare gli angoli. In questo caso chiude con un diritto incrociato, ma poteva benissimo anche chiudere con un diritto lungolinea per la sua incredibile capacità sia di complessità di palla ma soprattutto di speed, quindi di velocità. E nel punto successivo vediamo come rimanga vicina anche con il rovescio, vicina alla linea di fondo campo, spinga anche con questo colpo e anche quando è lontana dalla linea di fondo, quindi molto vicina alla scritta in questo caso del torneo di Montreal, vediamo che con il diritto riesce a tirare molto forte, a destabilizzare il gioco dell'avversaria per riuscire a ritrovarsi poi due colpi successivi sicuramente molto più semplici di diritto e da qua sicuramente Camila ha una incredibile capacità di chiudere, di finalizzazione del punto. Potrebbe sia tirare lungolinea come detto in precedenza, in questo caso ritorna sull'incrociato praticamente in contropiede senza che l'avversario possa far nulla. Scusami Lorenzo, giusto Prego. Una piccola puntualizzazione, da queste immagini direi che è evidente che possiamo parlare di Camila Giorgi come attacking player, dal punto di vista tennistico sicuramente lo è, tutto il suo tennis ci dice questo, dalla velocità di palla che è elevatissima, dagli schemi che utilizza, i suoi schemi preferiti sono schemi che le permettono di fare il punto in pochissimi tocchi, quindi servizio più diritto, servizio diretto col punto o risposta subito molto aggressiva, il posizionamento in campo, abbiamo visto dai video, tende a stare sempre vicino alla riga di fondo, anzi quando può, come abbiamo visto, risposta al servizio, mette i piedi all'interno del campo e anche le scelte, le decisioni che prende sono decisioni sempre molto aggressive, è la giocatrice che utilizza più delle altre le direzioni lungolinea, sappiamo che lungolinea è un colpo particolarmente rischioso ma anche molto molto offensivo, è un attacking player atipica per quanto riguarda i dati antropometrici perché è alta ma non altissima come siamo abituati a vedere questa tipologia di giocatrici ed è un attacking player atipica anche per quanto riguarda gli spostamenti perché sappiamo che questa tipologia
tipologia di giocatore non ama particolarmente spostarsi. Camila invece è dotata di uno strapotere fisico-atletico che le permette di non soffrire assolutamente anche quando deve spostarsi. Chiaramente commette qualche errore di troppo, però è un tennis che ci piace, che ci affascina, un tennis all-in potremmo dire, per prendere un termine mutuato dal poker. Sì, tra l'altro va detto, se dobbiamo proprio trovare una tennista che forse in un certo qual modo può somigliare a livello di rischi al gioco della Georgia, è lo Ostapenko, che però non ha la reattività, non ha la velocità con le gambe che ha Camila. Assolutamente, assolutamente d'accordo. No, c'è da dire un'altra cosa, avete visto prima le immagini? Non a caso Simone Bertino ha scelto delle immagini che si riferiscono al torneo di Montreal, perché, lo ricorderete, è un torneo che Camila ha vinto, è stato forse il momento più alto della carriera della Georgi, e durante quella calda, caldissima settimana estiva del 2021 Camila ci ha fatto vedere cose importantissime, andando a misurarsi anche con tenniste di un certo rilievo, Carolina Pliskova per esempio, che è stata anche numero uno del mondo. Questo a dimostrazione del fatto che i picchi di rendimento della Georgi nelle giornate di grazia, anche a livello slam è accaduto, possono far sì, come dicevamo prima, che il tennis di Camila sia un tennis assolutamente godibile. Ma rimanendo sul discorso legato al dritto della Georgi, venendo alla parte tecnica, Gerardo, insomma, ci sono diverse cose da dire in tal senso. Assolutamente, tutto quello che abbiamo detto di lei si può tradurre in campo grazie anche a un diritto di altissima qualità. Abbiamo scelto un paio di aspetti tecnici da sottolineare che giustificano il perché Camila si possa permettere di giocare un certo tipo di tennis, cioè molto vicino alla riga di fondo campo e sempre in anticipo sui colpi. Il primo aspetto è l'ampiezza della preparazione. A differenza della stragrande maggioranza di tenniste WTA, lei ha un movimento di preparazione abbastanza compatto, non eccessivamente ampio. Questo appunto le permette di non perdere campo e di colpire sempre la palla in una fase ascendente. L'altro aspetto è l'impugnatura. Non parliamo spessissimo di impugnature, però devo dire che la presa western di Camila è un grosso benefit per lei da un punto di vista tecnico, perché questa presa così aperta permette di colpire, sì, come abbiamo detto prima, la palla in fase ascendente e quindi di sfruttare la velocità in arrivo. Ha un altro grande vantaggio, una presa così aperta, è quella che permette a Camila di non soffrire particolarmente le rotazioni delle avversarie. Tutto questo se lo può permettere, abbiamo detto, grazie a un fisico importante, soprattutto alla grande capacità che ha di produrre forza in tempi rapidi, che è una caratteristica importantissima per un tennista. A tale proposito possiamo vedere qualche esempio sotto questo aspetto. Esatto, vorrei soffermarmi all'inizio in un aspetto molto interessante della preparazione, perché possiamo vedere che all'inizio del movimento la mano destra di Camila è leggermente aperta, e questo è un aspetto molto interessante per la decontrazione dell'arto superiore destro, quindi del braccio destro. Anche questo avviene anche se poi lei è una giocatrice che già nelle primissime fasi della preparazione stacca la mano sinistra, e quindi sicuramente una preparazione che utilizza molto poi nella fase successiva l'arto superiore destro, quindi il braccio destro, per arrivare, come diceva giustamente Gerardo, una preparazione abbastanza contenuta, non troppo ampia, che le permette di essere sempre con il giusto timing sulla palla. L'ultimo aspetto che vorrei evidenziare, che ha evidenziato giustamente Gerardo prima, è il discorso dell'impugnatura, l'impugnatura western, che si può notare benissimo da questa immagine. Nel successivo video invece vorrei soffermarmi sempre sugli aspetti appena citati, con ancora uno zoom maggiore, quindi a questo distacco della mano sinistra dal manico nella preparazione, e poi al discorso dell'impugnatura, che si può notare benissimo in questo fermo immagine. L'ultimo aspetto è sul finale, che non abbiamo ancora parlato, ed è giusto nominare sia il gomito dominante, il gomito destro alto sopra la spalla, e poi la mano sinistra, il braccio sinistro davanti al corpo, che le garantisce equilibrio. Assolutamente sì, è proprio quest'ultimo aspetto interessante e rende merito di una grandissima accelerazione della testa della racchetta. Sembra quasi avvolgersi col braccio intorno al collo, vuol dire che ha bisogno, che la racchetta ha accelerato tanto e ha bisogno di tanto spazio per decelerare. Un altro aspetto che volevo sottolineare, secondo me molto importante, proprio per dare ancora una volta il focus su questa particolarità di Camila, l'ampiezza della preparazione non troppo ampia, lo facciamo mettendolo a confronto con un'altra giocatrice top 10, offensiva, super offensiva come lei, che produce grande velocità dell'attrezzo con il diritto come lei, ma con una strategia tecnica biomeccanica molto diversa.
e sto parlando della Sabalenka. Quindi nelle immagini che vedremo possiamo vedere come tutte e due hanno l'obiettivo di produrre grande accelerazione dell'attrezzo, ma Camila decide di farlo sfruttando il fattore tempo, quindi con una preparazione particolarmente contenuta, sfruttando proprio il timing e la velocità dell'avversario. Qui vediamo invece la Sabalenka che ha una preparazione molto più ampia e quindi non sceglie il fattore tempo per produrre velocità, ma il fattore spazio. Aumenta lo spazio di accelerazione, in questo modo la testa della racchetta può accelerare in maniera veloce. Ovviamente rispetto a Camila dovrà giocare forse qualche passo più indietro per permettere appunto di sfruttare questa caratteristica. Insomma, l'obiettivo di tutti i tennisti è quello di generare velocità, però come vedete la tecnica deve adattarsi alle individualità poi dei giocatori. Queste immagini ce lo fanno vedere benissimo, questa avete visto prima la Sabalenka durante degli allenamenti, adesso la Giorgi in torneo. Parliamo di due strutture fisiche completamente diverse, due modi completamente diversi di intendere il colpo, il dritto, ma gli effetti sono gli stessi. Assolutamente sì, assolutamente sì. È il bello del tennis, è il bello del tennis. Posso essere una tipologia di giocatrice, posso raggiungere l'obiettivo finale che è quello di accelerare la testa della racchetta, ma posso farlo in modo completamente diverso, adattandolo al mio stile e alle mie caratteristiche. Anche perché rispetto per esempio alla Sabalenka che abbiamo visto prima, la Giorgi a livello fisico magari è più minuta. La Sabalenka rappresenta un po' l'identikit della tennista moderna, quindi la Giorgi deve compensare in qualche modo. Assolutamente sì, ed è proprio questo il punto. Tutte e due applicano forza, però per caratteristiche fisiche Camila riesce ad applicarla in tempi brevi e quindi può permettersi un movimento di preparazione più compatto, di stare molto vicino. La Sabalenka riesce a produrre grande forza, ma anche in relazione alla sua stazza fisica, alla mole da spostare, da muovere, riesce a farlo meno velocemente. Allora sceglie di aumentare lo spazio di accelerazione. La racchetta può comunque muoversi velocemente. Beh, certo, una cosa possiamo dirla tranquillamente, ovvero il fatto che Camila Giorgi non sarà anche in chiave futura la protagonista soltanto a proposito del dritto delle puntate di Colpo da Campione, Gerardo, perché parliamo di una tennista talmente brava su ogni colpo che ogni situazione meriterà probabilmente in futuro un approfondimento. Assolutamente sì, dobbiamo dire che non ci sono particolari distinzioni in termini di qualità nei suoi colpi fondamentali. Ha un grandissimo diritto, ma anche un grandissimo rovescio. È anche un servizio di ottimo livello, quindi una giocatrice completa della quale potremmo analizzare qualsiasi colpo. Tra l'altro una giocatrice che si sta anche ordinando negli schemi tattici. È stata proprio Tatiana Garbin, il nostro capitano di Billie Jean King Cup, ad averci rilasciato un'intervista e a dirci proprio questo. L'ha trovata maturata dal punto di vista proprio tattico-strategico. L'augurio ovviamente che tutti ci facciamo è che questi progressi la possano portare, perché no, a raggiungere la top ten, risultato che farebbe felici noi e felicissima anche lei. Non c'è alcun dubbio, anche perché parliamo di una giocatrice che ha già avuto modo di vincere in Canada, come vi abbiamo detto poco fa, che già a livello slam ha fatto vedere cose molto importanti e che comunque nel corso della sua carriera fino a questo momento ha battuto anche tenniste direi di un certo livello. Quindi sì, sicuramente in futuro Colpo da Campione parlerà ancora di Camila Giorgi. Per il momento però noi ci fermiamo qui, perché oggi ci siamo focalizzati essenzialmente sul dritto. Io ringrazio Gerardo Brescia. Grazie a voi. E ovviamente non posso che ringraziare anche Simone Bertino con la sua lavagna. Grazie a te e grazie a tutti quanti. E allora in questa puntata dedicata per certi versi al tennis italiano finisce qui. A questo punto noi la chiudiamo qua e vi lasciamo alla programmazione di Super Tennis. Arrivederci.